sogno che abbiamo coltivato in questi anni, un sogno che da 3 anni portiamo avanti e che il mister ci ha inculcato piano piano nella testa fino a farlo diventare realtà. Paradossalmente forse anche noi all'inizio quando diceva che bisognava avere nella testa l'idea di vincere l'Europeo lo prendevamo quasi per matto e invece ha costruito in questi anni una squadra che è riuscita ad arrivare lì. Insomma è un po' diversa, insomma la finale di un Europeo, arrivarci non è semplice, quindi è sicuramente diversa, però va giocata secondo me sempre con grande concentrazione ma con allegria, perché è una partita di calcio e insomma non si può arrivare a una partita di calcio tesi, nervosi, bisogna arrivare con la pressione giusta e cercando veramente, diciamo le stesse cose, ma cercando di andare a divertirsi, perché solo così puoi vincere una finale. Sensazione era veramente di vivere un'estate piena di emozioni, piena di gioia, un'estate di notti magiche e di grandi avventure. Dentro di noi c'era perché percepivi quella facilità e quell'unione con cui riuscivamo e riusciamo a fare le cose che abbiamo dentro di noi, ovviamente tecnicamente. Quindi non sono contento, sono felice, non sono così sorpreso che siamo riusciti a fare questo percorso. Io sono orgoglioso di quello che i ragazzi hanno fatto, perché comunque non era semplice, ci hanno creduto sin dal primo giorno, e esserci arrivati è un grande traguardo, però non basta. Hai una percezione migliore e puoi aiutare meglio perché sai cosa si prova ad ogni età, a 20, a 25, a 30 cominci a conoscere i caratteri dei propri compagni. Sicuramente adesso io ho una maturità e una lucidità dove mi sto godendo appieno tutto quello che ci sta riservando questo fantastico mese. Grazie, ciao, arrivederci.